Allora, dunque, per questa edizione di Fantini a cavallo, ovviamente c'è sempre il nostro partner Suzuki Sarkar. Suzuki Sarkar che ci accompagna nei vari punti nevralgici dove andiamo a trovare i nostri assassini, chiamiamoli così perché sono ancora nell'immaginario collettivo dei senesi 10 assassini, e sono insieme a Rachele Franchi. Dunque Rachele, parliamo un attimino della macchina e parliamo anche insomma della vostra passione, perché la famiglia Franchi, oltre ad avere Suzuki Sarkar, la famiglia Franchi è molto collegata al mondo dei cavalli, quindi parlaci un po' e faccio una breve introduzione. Allora, oggi siamo venuti con la Suzuki Sways, che è una familiare molto comoda, spaziosa e soprattutto con tecnologie all'avanguardia. Infatti è una full hybrid e di conseguenza i consumi si possono paragonare a quelli di un'utilitaria, quindi sono molto bassi, e questo anche perché Suzuki e noi stiamo molto attenti all'ambiente, infatti ha emissioni molto basse. E per i cavalli, sì, anche noi siamo molto legati ai cavalli, infatti però noi sul salto ostacoli, noi facciamo salto ostacoli. E questo. Quindi questo si è creato questo connubio. Quant'è che ormai va avanti l'attività a livello ovviamente della Suzuki Sarkar? Io sono la quinta generazione, quindi diciamo che il Sarkar è una tradizione dell'auto a Siena da sempre, e il nostro obiettivo ovviamente è avere trasparenza con i nostri clienti, e siamo sempre a disposizione per chiunque abbia una domanda, una curiosità o comunque un bisogno, ecco. Ecco, allora auguriamo veramente di poter proseguire in questo percorso. Noi ringraziamo la Suzuki che ci ha fornito ovviamente la macchina per poter andare a giro con i nostri fantini. Ringraziamo Rachele in persona che è stata qui con noi, e speriamo allora che possa proseguire degnamente questa avventura. Io ringrazio voi per averci dato anche l'opportunità di accompagnarvi in questa esperienza bellissima, anche a conoscere tutti i vari fantini, e grazie. Grazie a voi, grazie a Suzuki Sarkar, proseguiamo il nostro cammino. Siamo all'interno della scuderia, dei box del Enrico Bruschelli, soprannominato Bellocchio. Ha corso 6 carriere, la prima nel 2014 e l'ultima nel 2022. Enrico è nato a Siena il 6 novembre del 1995. Qui c'è scritto figlio di Trecciolino Luigi Bruschelli. Sono io. Sei te, sì. Eh? Reale. Allora Enrico, siamo vicino alla nuova stagione dei pali, fra poco luglio, poi seguirà agosto. Te hai fatto il protocollo con alcuni cavalli che ora vedremo, e come è stato quest'anno di preparazione per i cavalli e per i fantini?
Ma io credo quest'anno, forse rispetto agli altri anni, si è visto qualche cosina di più anche nelle corse che ci sono state in provincia. Questo perché magari, non so, se è per una maggiore, come si dice, una maggiore attenzione nelle piste, e quindi quando uno poi è andato a correre ha trovato le piste idonee per poter fare anche qualche cosina in più e correre magari rispetto ad altri anni. Forse arrivavi lì e c'era l'incognita della pista, era buona, non buona, e quest'anno per fortuna andava tutto liscio e quindi si è potuto fare magari qualche cosina, cioè, in più. Insomma, avete lavorato bene. Credo si sia lavorato bene, poi che c'entra, tutti gli anni la macchina del protocollo del Comune di Siena ormai è una macchina rodata, e quindi non è che ci sono grosse sbavature rispetto magari, ti ho detto, a altri anni. Ha trovato magari le piste più tenute meglio magari, o lavorate di più, e quindi hanno permesso di poter fare le corse. Ecco. Allora, presentiamo i cavalli qui a Scuderia di Enrico. Sì, questa? Lei è Tempesta Blu, una cavallina. Tempesta Blu, la femmina. Una cavallina di 4 anni. Farà ancora le prove, questa è giovane. È giovane, farà le prove di notte, sia a luglio che ad agosto, per poi il prossimo anno, se continua ad andare bene, andrà bene, avrà la possibilità poi eventualmente di fare la taglia. È una taglia piazzaiola. Eh? Sì, sì, no, lei bellina, fisio con struttura, una bella cavalla. Questa è bella, sì. Nella vita dei 4 anni che ha fatto? Lei ha debuttato alle regolari, è nata qui a me. Quindi è nata qui a casa, e poi l'ho fatta correre in Porro, mi ha fatto le sue esperienze, poi l'ho portata al protocollo e ha fatto Mociano, qualche corsettina anche di provincia dove 4 anni possono correre, così almeno magari ha fatto esperienza, e poi ora farà le prove di notte. Che praticamente questa è come fosse allevata da te, perché questo significa no, è allevata, allevata da te. È senese e cioè, pensi di buoni risultati, no? Sì, no, come ha detto te, poi il fisio ce l'ha giusto per piazza. È la taglia perfetta per la piazza. Poi è chiaro, secondo me i cavalli devi dare il loro tempo, ognuno ha il suo percorso, però sta andando bene, quindi vediamo un po'. Bella, una bella saura. Qui abbiamo Bomborino. Bomborino. Bene. Anni? Lui ha 6 anni. 6 anni, l'ho comprato l'anno scorso in Sardegna a settembre. E un cavallo un po' più di struttura. Ha già fatto Mociano e Monticiano, quindi ora a luglio farà le prove di notte. E poi se va bene, piace e tutto, farà la tratta d'agosto. Tratta d'agosto. Se no farà esperienza anche ad agosto, sarà il prossimo anno. Senti, e come risultati in carriera che ha? In Ippodromo andavo forte, qui da noi si deve un po' adattare al circuito, perché si parla un'altra lingua, insomma. Quindi chiaro, cioè, cavalli che hanno un'esperienza venendo dalla Sardegna diversa. Però diciamo un cavallo che a oggi, dalla prima corsa a ora, è venuto avanti parecchio, sta migliorando, e quindi guardiamo un po'. Bomborino. E poi troviamo? E poi Zio Frac, lui. Questo è l'oggetto di lusso, cavallo vittorioso. Bel cavallo questo qui. Lui è bello, sì. Senti, ora quanti anni ha Zio Frac? Zio ne ha 8. 8? Che in piena maturità. Sì, anche ha detto bene te, alla fine il mezzo sangue, da 6 anni in poi nel club. Quindi anche lì, se uno riesce a prenderli prima, li fa fare il loro percorso e tutto, magari anche. Quant'è che ce l'hai il Zio Frac? Zio Frac, allora, che è qui a Siena da noi, non questa scuderia, proprio a Siena, da quando aveva 4 anni. Ce l'aveva Giuseppe Angioi e lo allenava lui. Poi dopo i proprietari l'hanno portato qui da me,
e da 2 anni fa, il periodo della pandemia. E poi dopo i proprietari hanno deciso di lasciarlo e allora l'ho preso io insieme a un altro socio e poi ha corso il palio e ha vinto. Te pensavi che la carriera fosse... No, ti dico, il cavallo mi è sempre piaciuto. Cioè, che fosse un cavallo per piazza, sì, poi da lì a vincerlo, tanto il palio è una corsa, lo può vincere e lo può perdere, possono vincere anche magari cavalli che sulla carta non sono buonissimi, però lì dentro ci vanno bene, quindi è proprio una cosa particolare. Però che fosse un cavallo che lì dentro la sua la poteva lì, ci avrei messo la firma, insomma. Il TTA non ha sbagliato. No, vabbè, non c'è da insegnargli niente. Zio Frank, se vanno a fare una scelta in alto, zio Frank c'è. Ma io credo lui anche in basso, perché alla fine ha dimostrato che può vincere e può perdere il palio, perché a luglio l'ha vinto, agosto l'ha perso, l'ha vinto a valli magari non di prima categoria, con quelli di prima categoria l'ha perso. Però, quindi. Eric, dipende cosa i capitani vogliono fare come strategia. Sì, ma non perché? Credo sia un cavallo che sposti tanto gli equilibri di strategia. No, io penso che no. Lui, dico proprio sì, lui. Ma ci sono tutte le fantasie senesi, no? Sì, ma... No, ragazzi, ma luglio dell'anno scorso ce lo scordiamo, 8 esordienti in un colpo solo. No, è vero, però è anche vero che magari i cavalli che hanno avuto dei piccoli problemi non è nemmeno erano esordienti, perché qualcuno non era esordiente e ha avuto problemi. Che non è potuto arrivare al palio e poi magari ora sta bene e magari lo ricorrerà. Ma quindi le voci di corridoio quali sono? Sensazioni? Le sensazioni, tanto non sono io che di certo... c'è chi dice 2 da corsa e 8 da passeggio. No, secondo me sono tutte fantasie. Fantasie. Proseguiamo e andiamo a vedere Buran, un altro soggetto. Questo è il protocollo? Lui è il protocollo. Lui è Buran, e anche lui ha 6 anni, ha fatto il solito percorso di quell'altro con la B, quindi Mociano, Monticiano. Sta andando bene ed anche lui per agosto, se a luglio farà le prove di notte, ad agosto se va bene tutto, piace la tratta e poi guardiamo. È curioso, vedi? Che le prove di notte quante ce n'hai? Quindi, le prove riapitolando, per le prove di notte ce n'ho 3 e zio spero vada direttamente alla tratta e farà la tratta. Quindi in totale 4, ma 3 alle prove di notte e 1 alla tratta a luglio. Ad agosto no. Ma le monti tutti te? O un po' io, un po' il mio babbo, guardiamo un po'. Alla ratta sicuramente il zio lo monto io. Le prove di notte qualcuno monterò io e poi ci sta che qualcuno monta il babbo. Ok. Allora, ora vediamo Enrico a cavallo con i nostri cameraman Samuele e Giulio che faranno una ripresa del momento in cui si vede Eric nella sua pistarella qui davanti a noi. E dopo continuiamo con una merendina. La merendina, l'intervistona, poi c'è il gioco dei barberi, poi anche c'è la maglietta di Mario, c'è da fare. Allora ce n'è tante. C'è da lavorare. Allora, Enrico Bruschelli, detto per l'occhio, a cavallo.
Allora, abbiamo visto Enrico, prima ci ha presentato i cavalli, poi l'abbiamo visto a cavallo e ora siamo a casa, nel suo salotto, per fare una chiacchierata. Allora, facciamo un po' il curriculum delle carriere corse. Inizi il 2014 di luglio, giraffa con Nike, agosto 2015 oca con Quadriglia, luglio 2016 giraffa con Sarbana, agosto 2016 Nicchio con Mocambo, luglio 2017 Pantera con Mississippi e luglio 2022 la Lupa con Reo Confesso. Chiaramente poi nel mezzo c'è stata la pandemia, perché tutti a casa, buoni, tranquilli. Allora, questa stagione 2023, Enrico, come si presenta? Cioè, l'inverno è stato un inverno vivace, di incontri, di ipotesi, di strategie, cioè, qual è stato un po', senza, chiaramente noi non vogliamo mai sapere i nomi delle contrarie, perché sarebbe di cattivo gusto chiederle. Allora, come è andata? Ma intanto, guarda, già il fatto di essere rientrato a luglio dell'anno scorso, aver corso il Palio, visto, mi ha permesso comunque di passare un'invernata sicuramente positiva, perché le contrarie sono venute, gli incontri ci sono stati e quindi questo fa piacere. Poi ora arrivi al Palio di luglio, tanto fino a che non riesce a vincere il Palio e magari fa un passettino in più, fino al giorno della tratta, il 29, non sa mai se riuscirà ad andare a cavallo oppure no, in base anche a cavalli dove vanno, e le contrade, i loro rapporti, le loro cose, e poi può essere a cavallo oppure rimanere a piedi. Senti, te hai debuttato a 18 anni, giusto? Ora ne hai 27, 28 a novembre. 28 a novembre, chiaramente come si parlava quando sei nella scuderia dei cavalli, anche l'uomo matura, no? Certo. Per cui chiaramente Enrico non è l'Enrico del 2014, è un Enrico diverso. Com'è diverso Enrico ora? Ma intanto, un po' come magari si è detto tutti, può essere un'analisi giusta o sbagliata, vabbè, uno dice Enrico magari ha debuttato presto perché era giovane. Un po' precoce. Diciamo. Un po' precoce, però io sono anche dell'idea che tanto ormai uno ha debuttato, le sue esperienze le ha fatte e i suoi pali da corsi, quindi tutto questo serve, deve servire per migliorare e andare avanti e sempre meglio, quindi io mi sento cresciuto, maturato, con un bagaglio di esperienza che mi porto dietro e con gli errori fatti, ma anche le cose giuste, e credo poi di arrivare al Palio di luglio più che pronto. Poi ecco, sarà la situazione. Delle sei carriere corse, Enrico, qual è quella che ti è piaciuta di più? Ma guarda, ti dirò, anche l'ultima carriera corsa, a parte magari quindi luglio dell'anno scorso, luglio 2022. Lupa con Reo Confesso. Lupa con Reo Confesso, a parte la mossa, che è stata un po' una mossa particolare, dopo secondo me è stato un bel palio. Ci sono anche altri pali in cui mi sono divertito e credo che sia andata comunque abbastanza bene, può essere Loja un altro palio e quindi insomma poi credo comunque il palio meglio dovrà arrivare, insomma, quello col braccio alto, fino a che non c'è quello lì non basta quello che uno fa. Senti, Babbo Luigi cosa, insomma, veramente si confronta con te, avete un dialogo, giustamente. Certo, no? Credo sia stato il maestro di tanti fantini. No, ci sono passati tutti di qua. Parecchi hanno vinto e qualcuno ha anche rivinto. E quindi credo non posso chiedere di più. Il maestro ce l'ho buono. Ecco. Senti, ecco, su queste esperienze maturate, che cosa manca? Cioè, oltre la fortuna, poi quella è una componente che tutti i fantini devono avere per vincere il Palio, però poi nel costruire internamente, dice, bene, ora sono pronto. Ma, Franco, il Palio è una corsa, in quanto corsa è anche la situazione che ti può far fare la differenza, magari il posto al canapo, il cavallo che uno monta, la situazione che si vengono a creare anche intorno a te, perché comunque non è che sei solo, ce ne altri 9 che corrono e al canapo
uguale, quindi un po' la situazione, il momento, via. Io non credo che mi manchi niente per poter vincere il palio, poi, ma non è per essere presuntuoso, ma come a me, magari come anche altri ragazzi, è chiaro che serve la situazione e il momento giusto. Se dovesse esserci, uno si deve far trovare pronto. Senti, 2 luglio 2022, un palio anomalo perché è successo, credo, tutto di più, mancava niente. Ecco, trovarsi lì fra canapi e vedere tutto questo casino, come si vive? Male, no? Penso. Qual è un po' la sensazione anche? Ogni pochino usciva una contrada, boom, boom, boom. No, vabbè, la sensazione è brutta perché nel palio non dovrebbe mai succedere. Poi, ti dico la verità, egoisticamente, per me, più ne andava via, meglio era, perché, insomma, se vorreva almeno, potrà esserci più chance di vincere il palio. Però sono cose che purtroppo capitano, no? Quindi ecco, dopo la carriera c'è stato agosto, ecco, agosto non ti abbiamo visto a cavallo. Per agosto non ci sono andato a cavallo perché anche lì comunque il palio è fatto di tanti giochi, di tante strategie, e è un po' come si diceva prima, è anche la situazione, i cavalli come vanno il giorno della tratta, le contrade, le loro strategie, poi si può aprire le monte o ti si possono chiudere. Agosto le monte che magari ci poteva avere aperte hanno deciso di montare magari altri fantini o di percorrere altri tipi di strategia, e il Rio è rimasto a piedi. Ecco, queste mura potessero parlare, potrebbero raccontare tante storie del palio con Luigi Bruschelli. Ecco, su questo voglio fare un parametro, il periodo di Luigi Bruschelli e il periodo attuale. Chiaramente Luigi Bruschelli è stato un grande, se no 13 pali non si possono vincere, e conseguentemente riusciva ad avere anche una gestione su Fantini, tutto quello che poi è la politica e la filosofia del palio. Ora, te sei un battitore libero, chiaramente non è che ci devi svelare certe tue strategie che sono riservate, o sei in qualche clan o club o associazione? Io no, ti dico proprio la verità. E anche quello, guarda, parlo come se tu fossi un capitano di una contrada che viene a parlare con me. Io portavo avanti un certo tipo di idea, che è quello di essere libero, quindi un battitore libero, ma di non legarmi a nessun carro, perché comunque, bene o male, quando, cioè, prima venivo associato al mio babbo, no? E tutte e due non possono... Babbo pesante, Enrico, questo è l'altra parte. Sì, però comunque a livello di Fantini venivo associato a Luigi, parlando non di babbo, sì, a Luigi, sì. Bruschelli, perché si porta il solito cognome, ma se si portasse un altro cognome magari avrei montato, no? Invece si porta il solito cognome, quindi babbo e figliolo, allora legarmi magari a un altro Fantino non credo sia stato producente, perché non lo è stato prima fra Enrico e Luigi, e allora magari non lo è ora fra Enrico e un altro Fantino. Quindi ho portato avanti questa idea qui. E il mio obiettivo è onorare il giubbetto della contrada, e spero di indossare a luglio. Senti, questo si fa molto onore, devo dire, perché è una dichiarazione molto onesta. No, è una riflessione che ho fatto e che ho portato avanti. Allora, questo toglie anche certe idee, no? Dato nel palio si sa benissimo. Certo, dai, è bello quello. Il bello è quello lì, tutte le supercazzole, le supercazzole. Allora, benissimo, io sono convinto che Enrico lo vedremo a cavallo. Perché lo vedremo a cavallo? Perché l'età già ora è a tuo favore, poi le esperienze che ha fatto, poi logicamente, non so... Io te l'auguro tutto il cuore, ti possono affidare il primo cavallo di piazza. Non credo, è normale. Lo sai così. Anche te. Per cui hai... Ma basta il cavallo giusto. Dai. Cavallo giusto, fare una bellissima carriera, e a quel punto poi tutte le cose vengano con il tempo.
Venendo ai 4 giorni del Palio, cioè, qual è il momento più bello, il momento dove ti dà fastidio qualcosa? Allora, il momento più bello, proprio che mi piace di più, è la sera della prima prova, quando ti portano in contrada e lì senti già che aria tira, no? Senti la temperatura. E poi e quando arrivi poi nell'entrone, sempre la prima prova, e monti magari il cavallo, è ancora più bello magari se non lo conosci il cavallo, perché allora c'ha da prenderci confidenza, da instaurarci il rapporto giusto per poi arrivare alla sera del Palio e essere al 100%. E poi i momenti brutti ti dirò, il non Palio c'è. È bello, basta. La notte dormi sempre, sì, durante sì, 4 sì. giorni? Sì. Sì, sì. Ma sogni anche il Palio? No. Ti dico la verità, no. Dormo. Anche perché la mattina ci si sveglia presto prima, quando i giorni di Palio siamo un pochino più ritmi un po' più con calma e quindi ti riposi un pochino di più. Ecco, ora, te com'è la giornata e il funzionamento di tutta la struttura qui del... i cavalli, l'accudimento, tutte queste cose? Niente, la mattina alle 5 siamo a scuderia, poi si fa le uscite, si monta cavalli, quindi si allenano qui in pista, a volte si va a galoppare a piangere dei fornaci o nei vari posti dove insomma si può allungare un po' di più, quindi fare un lavoro un po' più forte e poi niente, si finisce, si sistema cavalli, se c'è da fare qualche manutenzione anche ordinaria, insomma, in campagna, qualcosa da fare, insomma, c'è sempre. Poi mezzogiorno e mezzo, un piatto di pasta asciutta, riposo. Un po' di letto, riposo, alle 3:30 di nuovo in piedi, uscita dall'allenamento, cavalli d'allenamento, quindi fuori in campagna, allenamento personale. Poi si rientra. Questo si... lo fai da solo o sempre insieme a Luigi? No, sempre insieme a mio babbo, siamo io e lui, si va avanti, si porta avanti il lavoro della mattina di scuderia e il pomeriggio ci si allena insieme. Ma lo fai mai arrabbiare? No, è più, ora ultimamente è più lui fa arrabbiare a me. Sì, che si è invertito. Piano. E poi si accudisce a cavalli la sera, si governano, poi fa palestra, perché ora... c'è stato un altro passettino in avanti, nel senso i fantini devono, comunque no. L'allenamento del fantino non è solo montare a cavallo. No, è cambiato tutto, io ti ripeto. A prima, ma anche rispetto a tempi del tuo abbo, è cambiato tutto. Cambiavo tutto. Prima fantini bevevano, prendevano anche le sbornie, fumavano, mangiavano perché potevano mangiare. Siamo partiti dalle diete per arrivare alle palestre, esatto. Poi c'è chi ci aumenta il coach, io no. Ecco, anche quella è una cosa che è diventata di moda. C'è chi ce l'ha e chi no, quindi... Sì, però la palestra la fai. Un po' di palestra la fa. Sì, ma sì. Anche... Giusta. Che devi fare il bodybuilding, no, sempre chiaro. Quello. Alimentazione? Ci sto attento, anche quello. Sì? Il vino lo bevi? No. Vedi? Un altro che non beve il vino. Fumando non fumi? No. Salutisti, i fantini del Palio di Siena sono diventati salutisti. Erano, sono delle diete, io li ho conosciuti, erano dei troiani nel senso buono della parola, che facevano di tutto, di più. Per cui, poi se si accena qualche contrario, c'è cioè da fare un brindisi, bevo un gocciolino di vino. Perché non è che... Senti, ora entro un attimino nel personale. Sei fidanzato da quanti anni? Da 9. 9, campere, tanto. Ma continui a far fidanzato? Per ora sì, compagno, via. Compagno, ormai sì. È superato dal fidanzato. Siamo compagni, dopo ora guardiamo un po'. Ma la famiglia, avrai un progetto di famiglia, no? Sì, arriverà anche il momento in cui magari si farà un figliolo o ci si sposerà, quello. La vita, non è che le decidi, le programmi, le cose. Sarà... No, va bene, d'accordo, però cioè, credo poi ci sono anche... dei tempi normali nel rapporto fra due persone, no? Bene, benissimo. Allora, questo è Enrico Bruschetti, detto Bellocchio, 6 carriere. Ecco, io dico una cosa, ma non che voglio fare la persona che fa gli spot pubblicitari, perché non è nel mio modo di pensare, nel mio modo di
vedere il palio. Però ecco, devo dire, ho trovato un Enrico Bruschelli diverso dalle altre interviste degli anni passati. Stai maturando bene, stai avendo una linearità anche nel tuo modo di vita, nel tuo modo di proporti. Un'identità propria. Un'identità dai. Propria. Poi quello che c'è, hai dei comportamenti da persona seria e onesta, e questo è un merito. Grazie Franco, io devo solo ringraziare. No, dai, quando uno spende belle parole... No, perché le sento, le vedo, per cui significa... E credo che, non voglio fare ora l'omino che mette a cavallo Fantina, assolutamente no, ma credo che tu meriti di essere a cavallo. Non è che voglio fare ora il cattivo di questi no e questi sì. No. Anche perché siamo tutti persone, esatto, che si allenano e lavoro. Quindi. E lavoro, per cui significa. Allora, a questo punto, secondo me, Enrico Bruschelli è da montare. Poi decidete voi, se siete voi capitani, se io non è che... Io do un mio giudizio. Maturità, montare. Ok? Vai. Allora... Ora vediamo il palio del 2 luglio 2022, per cui un anno fa, nella Lupa, Correa Confesso. Ecco, la Lupa che rapporto avevi? La Lupa è venuto un rapporto, si è costruito poi nell'annata 2022, e ho fatto dei pali fuori l'anno scorso, soprattutto il palio di Fucecchio, che ha fatto vedere determinate cose alla dirigenza della Lupa che gli sono piaciute. E chiaramente poi il 29 sera c'è stata la chiamata e io non mi è parso il vero e sono andato a montare nella Lupa, insomma. Un palio un po' complicato perché comunque l'Istici era vincente con Carlo Sanna e Schietta. Poi sono usciti di scena. Poi dopo hanno avuto un piccolo inconveniente per la sera di una prova. E lì è cambiato il palio, insomma, veramente corre con la rivale o corre senza, vuol dire, però chiaro, evidente. Insomma, bene, io mi ci sono trovato una bella contrada, una bella accoglienza, e anche questo, aver montato nella Lupa, credo nella cronostoria che della famiglia, è una contrada che ha reso comunque possibile quello che dicevi anche te un pochino prima, l'identità propria di Enrico Bruschelli, perché la Lupa era sicuramente una contrada e uno non si aspettava di vederti a cavallo. Complimentoni. Allora, ora vediamo questa carriera e dopo la carriera ci trasferiamo al Desco. Vedo Mario Poggibonsi che è pronto, sta come cavalli sbavando. Allora, 2 luglio 2022 era la sesta carriera per Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, Lupa, Reo Confesso. Mossa valida, va in testa il drago, all'esterno è la pantera che sta camminando fortissimo verso il San Martino, e la pantera che prende la prima posizione, seconda posizione per il drago, una volata accoppiata, terza la torre, la Lupa, la chiocciola, vediamo il primo casato con il drago in prima posizione, la pantera è all'interno, la torre in terza posizione, drago, pantera, torre, Lupa, la chiocciola, e andiamo al secondo San Martino, sempre con il drago che sta facendo andatura di testa, seconda posizione la torre, la pantera, la Lupa, la chiocciola, il montone, è il montone che è caduto, il montone è scivolato, il cavallo è caduto, e sempre il drago in prima posizione, seconda la torre, terza è la pantera, vediamo quest'ultimo sprint finale con il drago in prima posizione, seconda la torre, terza la pantera, quarta la Lupa, poi c'è la chiocciola, cavalli in arrivo ed è il drago, il drago o la torre, il drago o la torre. Allora, siamo arrivati al momento
del desco, del mangiare delle cose molto carine, molto belle che sono sul tavolo, poi sarà Mario a raccontarcelo. Dov'è Mario? Guarda, qua, sì. Vedo già c'ha la mandibola in movimento, che lui è un diesel, deve mettere in moto la mandibola perché ha freddo, se no non funziona, per cui parte subito avanti e tracche tracche. Poi ha un ritmo che io ormai sono 150 anni che facciamo queste cose insieme, ha un ritmo sempre, la masticazione è identica. Tum, 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 tum. Allora, complimenti come sempre la casa della famiglia Bruschelli, è stata veramente un bel recupero a livello architettonico, a livello estetico, molto bello. Allora, Enrico, ora tocca a Pietro Federici. Io ripasso il microfono, ormai c'è questa frase così venuta spontanea la prima volta, vai e torna vincitore. Allora, grazie Franco, intanto buongiorno ad Enrico, buongiorno a Mario di Poggi Ponzi, come vedete qui c'è già pronto il nostro sacchetto con i barberi, sacchetto che tutte le volte viene vituperato da Franco Masoni, perché dice sia brutto, ma in realtà è... Tanto bello non è. Lo so, ma l'importante è l'efficienza. Allora, poi ovviamente ti faremo firmare la maglia. Il fine non giustifica i mezzi. Bravo, esatto, il fine non giustifica i mezzi. Dunque, Enrico, parliamo di maturazione. Franco ha detto che sei maturato in questi anni, perché comunque sono passati quasi 10 anni dal tuo esordio, avevi 18 anni. Già questo, insomma, è un fattore importante. Ora hai 28 anni a novembre. Ti senti ancora un giovane o comunque avendo corso sei pali ti senti un ragazzo esperto? Mi sento un ragazzo maturato, quindi maturo, perché comunque già anche solo a livello di età, da 18 anni a 28, e cambi anche fisicamente, mentalmente e tutto. Quindi poi è chiaro, magari nel palio non si finisce mai di imparare e quindi uno non si deve mai sentire... arrivato anche quando magari riesce a vincere i pali, però sicuramente magari sicuramente più esperto di altri, quello sì, anche solo per aver corso pali magari rispetto a chi non ha avuto la fortuna di poterli correre. No, perché sei giovane in realtà, non sembra, perché molto spesso in città ci viene a dire ormai anche Enrico Bruschelli inizia ad avere un'età, in realtà è diverso, cioè Enrico Bruschelli è iniziato talmente giovane, sì, che in realtà è sempre giovane, quindi questo a volte trae un po' in inganno. Il palio del 2022 però ti ha rilanciato, sì, sì, ti ha rilanciato appieno, e dicevamo anche con Franco, non sembri nemmeno il Bruschelli di Gigi Bruschelli, sembra, sì, un altro Bruschelli venuto da un'altra parte, e questo penso sia un fattore positivo. No, quello sicuramente è un fattore positivo, e avere una propria identità ti aiuta anche a fare le proprie considerazioni, i propri sbagli e le proprie anche vincite e così via, quindi insomma è tutto positivo. Ecco, te hai esordito appunto a 18 anni, il rapporto con la scuola, con gli studi com'è stato? Beh, ho sempre fatto tutte e due, perché comunque la mattina mi svegliavo parecchio presto, riuscivo a fare una o due uscite via a casa, e poi andavo a scuola, facevo l'alunno come tutti quegli altri, e poi dopo il pomeriggio tornavo a casa, mi allenavo e via andare. Proveniente dal Sacro Cuore anche lui, sì, ragazzi, sì, sì. Ci tengo a sottolinearlo, perché la scuola lì da dove sono usciti i meglio pezzi, tranne me, a parte il fatto, no... Scherzi a parte, ecco, è stato difficile conciliare però le due cose, studio e lavoro? Sì, perché comunque, insomma, quando lavori poi anche studiare e rimanere concentrati nello studio è comunque difficile, però se uno ha un obiettivo, il mio obiettivo era finire il prima possibile la scuola per poi fare il fantino, finire il prima possibile la scuola era non avere inciampi nell'arco scolastico, e quindi dovevo comunque impegnarmi quanto bastava per passare e arrivare a concludere la scuola. Ecco, quando è che hai capito che veramente poteva essere questo il tuo lavoro, questo poteva essere il tuo futuro? Ma io credo sia anche la risposta a quello che dicevi un pochino prima te, quando uno dice Enrico Bruschelli comunque già a un'età, secondo me per fortuna, avendo avuto un babbo che fa il solito mestiere e ti ha potuto insegnare le cose del palio,
portarti dentro al palio, forse in Enrico c'è sempre stato nel palio, certo. No? Anche quando ero piccolo, perché ti vedevano accanto a babbo, sempre con lui, anche nella stalla, insomma, Enrico si è sempre visto nel palio, e là magari uno dice tanti anni che c'è e c'è un'età tale da ora o fa il salto o meno, poi in realtà ognuno fa il suo percorso e comunque verrai obbligato naturalmente fino a che non è maggiorenne il palio non può correre e così via, quindi certo. L'età è quella lì, anche se poi è tanti anni bene o male insieme a babbo e poi dopo io da solo nel palio ci sono sempre stato. Chiaramente Mario, intanto hai svuotato il piatto, quindi ora è il momento di intervallo, la mascella si è fermata, come ha detto Franco. Ecco, per te invece oggi è giorno libero, mi sembra. Visto. Sì, oggi ci siete voi e quindi un pochino ecco, ci teneva anche andare. Dopo a fare il brindisi con il prosecco, abbiamo un po' di tutto, dopo riempiremo alla fine. I carici. Sì, riempiremo i carici, perché poi tra l'altro è una formazione un po' insolita rispetto agli altri fantini. Il concone, esatto, perché solitamente il fantino l'abbiamo sempre messo a capotavola e ti sei messo qui centrale. Ecco, parliamo anche un po' di cene. Allora, per ora non hai potuto assistere a una cena della vittoria perché ancora dovrai vincere il palio e ti auguriamo tra l'altro di vincerlo. Ma la sensazione magari durante la cena della prova generale quale può essere? Quest'anno hai dovuto anche rifare il discorso, hai contro Daioli della Lupa, è stata un'emozione forte, immagino. Sì, il discorso è sempre... Io non lo scrivo mai il discorso, ho sempre di imbracciatura, come bravo. Franco, perché dai, la scuola è buona. No, però a parte gli scherzi, non lo scrivo mai, ho sempre di imbracciatura, però durante la cena penso a quello che certo. Dice. E quindi diciamo la cena non è che proprio me la godo, perché insomma quando penso a dover fare il discorso ti si chiude lo stomaco, certo. No? Però credo sia anche giusto parlare al popolo, no? Perché qualcosa devi dire. E quindi niente, il bello della sera della cena della prova generale è sentirti la contrada che ti canta e ti stimola comunque a dare il massimo che uno può dare. Quindi per me è tanto sentire la contrada vicina. Chiaramente. Hai citato Franco su questo discorso abbraccio e pensavo mentre facevate l'intervista singolarmente, no? Franco, te l'hai visto crescere questo ragazzo? Sì. Perché quando andavi a trovare Gigi Bruschelli, che era nel pieno degli anni, nel fiore degli anni, te hai visto proprio la maturazione di questo ragazzo. Ce la puoi raccontare anche te, per favore, da piccolo fino ad arrivare ad oggi? C'era questo ragazzino, era biondino, con questi occhi azzurri, per cui questo occhio che si nota, che si vede, e poi un occhio molto brillante, vivace. Ed era presente nei momenti, chiaramente di famiglia o nei momenti del palio, quando Luigi era nella contrada, per cui veramente ha respirato, oltre il latte materno, anche tutta la linfa del palio. Ora bisogna vincere il palio, Girillo, perché sennò qui è un casino. Sì, sennò... No, fondamentale. Ma secondo me non ti manca niente. Manca di correrlo. Di correrlo, però cioè, quello, come dicevo prima, ora sei più credibile rispetto a qualche anno fa. Speriamo tu abbia ragione, Franco, dai. Bisogna sempre stare al pezzo e... Mario, te che dici? Oltre a mangiare... No, ora bevi. Butta giù. No, dice maturato parecchio. Benissimo, maturatissimo. Sì. Piero. Sì. No, perché è interessante questa cosa. Voglio anche la tua opinione, perché te vedevi Franco arrivare a intervistare tuo babbo, così immaginavi già magari, dice, prima o poi sarò io ad essere intervistato da Franco. Ah, cioè, Franco è venuto davvero quando io ero piccino, quindi... Diciamo nel corso dell'età, sì, quando ho preso consapevolezza che comunque la mia strada, il mio obiettivo era quello di fare il fantino, uno è chiaro, quando vedi il tuo babbo che fa le interviste dici ma quel giorno ci sarò io, toccherà dirle a me certe cose, no? Quindi uno sì, è bello immaginarsi. Ecco, parla meglio il babbo o parla meglio il figlio?
Beh, sul rapporto d'età parla meglio lui. Parla meglio lui. Quindi da giovane Gigi non era come lui. No. Lui è un po' più chiuso in Napoli. Più spigliato, Gigi è più un pochino chiuso in se stesso. Ecco, quindi anche questo è un lato interessante. Allora, intanto Enrico ne approfittava per mangiare, adesso però è il momento. Facciamo uno stop. Facciamo uno stop, sì, poi riprendiamo con i barberi e con la firma della maglia. Sì, dai, facciamo così. A fra poco. Oh, dunque, riprendiamo Fantini a cavallo, momento topico della pesca del barbero. Mario intanto è andato a cambiarsi in spogliatoio. Allora Enrico, adesso ti dovrai pescare un barbero che andrebbe a significare la contrada che monterai per il palio del 2 luglio 2023. Io faccio il sindaco. Franco, sindaco Franco Masoni, tra 5 anni ti vedremo candidato. No, esattamente no. Allora, Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, squillo delle chiarine, prego. La selva. Il primo fantino che pesca la selva. Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, pesca la contrada della selva. Dunque, immaginiamoci un attimino la situazione per il palio di luglio. La selva ovviamente non ha rivale. E l'ultimo palio l'ha vinto nel 2019 con Remorex e Giovanni Azzeni scosso, quindi te vai a montare nella selva, dici se ci avevi già avuto rapporti anche in passato con Capitan Giorgi, un po' facci una tua previsione di questi 4 giorni o la contrada della selva. Beh, sicuramente la contrada della selva è una contrada, ha detto bene te prima, una contrada senza rivale, quindi ti può permettere di fare un palio tranquillo, nel senso pensare a te, alla contrada, agli ordini del capitano, e quindi ti può permettere davvero di un ragazzo giovane che ha voglia di farsi vedere e di vincere il palio, può essere la contrada giusta. Ecco, che cavallo ci vorresti montare? No, questo non te lo dico. Non me lo dici, no. Non me lo dici. quello che vince. Allora, quindi Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, monterà per la selva in questo palio di luglio. L'ultima volta l'abbiamo visto in piazza ad agosto con il Murtas, il reo confesso, tra l'altro, che montava a luglio. A luglio, ecco, un'analisi sul reo? No, un cavallo, vabbè, sicuramente era un cavallo maturo perché a 12 anni ha debuttato e quindi forse ha debuttato tardi. Però è un cavallo che la sua la può dire, anche che comunque ad agosto andava bene. A luglio io mi ci sono trovato bene, un cavallo affidabile, preciso, che insomma il suo mestiere lo sa fare e quindi ti può permettere di ben figurare. E ecco, ci punteresti. Ecco, e poi hai avuto anche cavalli interessanti, hai avuto un cavallo vittorioso come Mississippi, hai avuto Quadrivia che comunque sia era all'esordio tra l'altro in quel palio del 2015, ecco, hai avuto anche dei bei prospetti, ecco, diciamo così. Sì, sì, poi dipende tutto, ti ripeto, dalla situazione, come hai detto te, Quadrivia era all'esordio, quindi quando monti comunque un cavallo all'esordio non è mai come magari il secondo palio che è più maturo e diciamo viene avanti e può far meglio. Mississippi purtroppo l'ho montato quando già era là con l'età e aveva già fatto i suoi pali, e è vero l'aveva vinto, però insomma era rimasto il nome, ecco, che portava perché aveva vinto il palio e tutto, però magari non era proprio nel clou, nella sua... Franco, innanzitutto ti chiedo di preparare la bottiglia perché dobbiamo assolutamente poi brindare. Nel frattempo immaginati di essere alla scena della prova generale della selva. Facci un discorso appunto a braccio, no, con Tranaioli. Ce lo fa ora, poi non lo fa nella selva. Perché dici non lo fa nella selva. Quindi rivolgo la sorpresa. Però cosa potresti promettere? No, ora, tralasciando la selva, in generale. La promessa che potrei fare, che posso fare, è che sicuramente onorerò il giubbetto della contrada. Ecco, questa è la base da cui parte Enrico Bruschelli. Allora, io innanzitutto ti chiedo, anzi invitiamo, vuoi prima
Ma, però, Franco, prima la maglietta, prima la maglietta però sì. Franco, se nel frattempo puoi preparare la bottiglia, ma anche i bicchieri. Scusami Franco, sono questi, c'è tutti. Sì, ma riempi, no, che fai? Vieni a voglia lavorare, ragazzi, una voglia. Ha ragione Franco. No, non fai che. No, chiedo venia Franco. Allora. Allora, Mario di Foggimonzi, Enrico Bruschelli, adesso dovrai firmare Il pennarello. Va a prendere il pennarello Mario, importante. Nel frattempo Enrico ti spiego ciò che dovrai fare, come vedi c'è già qualche fantino che ha messo la sua firma. Mario, il pennarello è fondamentale. Come leggi c'è scritto Pensati Franco, no? Davanti ci sono tutte le frasi storiche che negli anni abbiamo sentito tutti noi senesi. Quindi adesso ti dovrai mettere per iscritto una frase su di te, pensando però di essere Franco Masoni. Quindi pensa a una delle sue frasi, magari un'uscita ad effetto come solo lui sa fare. Allora Mario, girati e facciamo firmare e scrivere ad Enrico Bruschelli. Vai. Allora, dove la facciamo? Dove la facciamo? Facciamola qui. Qui, vai. Però Franco, mettiti un po' più, che sennò la maglietta non è tirata. Beh, te la tiro un po' anch'io. Tirare un po' bene. Vai. Scrivo così. Sì, 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 sì. In corsivo scrive. Guarda che scrittura però lineare. No, firmala, mi raccomando. Vabbè, ah, c'è bell'occhio, sarà, si aprirà la firma. Vediamo la firma. Che cosa c'hai scritto? Bell'occhio primo al verrocchio. Bell'occhio primo al verrocchio. Intanto Franco si sta alzando per urlare a gran voce la frase, poi ritorneremo a sedere per brindare. Quindi l'auspicio di Enrico Bruschelli, detto bell'occhio, è di arrivare primo al verrocchio. Prego. Vabbè, se l'ha detto devi fare. Certo, se no. No, se no, se no tutto. Nocchini nel capos. Che c'è, Franchi? No, guardavo la mia faccia disegnata da Claudia. Claudia è brava, è molto veramente brava. Ti ha fatto quasi meglio che è. Che da dire. Sei fiero di questa maglietta? Sì, molto fiero, se non la porterei, Franchino. Bella, mi piace. Cioè, la notte prima andare a letto leggi tutte le frasi. Tutte e poi la mattina, c'è bell'occa, io smetto da te. Girate un po', fai vedere come è arrivata. Beh, guarda. No, ci siamo. Eccola. L'ha scritto anche in corsivo. Alberrocchio, Enrico Bruschelli. Perfetto, molto bene. Allora, a questo punto c'è un bel brindisi. Finale. C'è una bellissima crostata di marmellata e noci. Facciamola notare perché sono cose importanti. L'alimentazione, Mario, sei d'accordo o no? Ma molto più che d'accordo. L'hai già assaggiato? No. Aspettava ancora. Noi. Aspettavo te, bravi. Davvero? Davvero, te lo giuro. No, che lui parte sempre prima. Cioè lui fianca sempre, prima. Fianca ma prima. Il trucco è quello. Allora, prendiamo la bottiglia. Eccola qua. Io vorrei la aprisse Enrico. Ah, giustamente. Siamo a i bicchieri, i bicchieri si prendono con le manine. Ognuno prende il suo bicchierino con la propria manina. Porto questo di Enrico qui. Allora, mettiamo i bicchieri qua, te c'è il bicchiere, certo, Mario dove l'ha? Pronto. Siamo pronti, aperto, ok. Grazie Enrico. Brindisi finale. Enrico, il bicchiere tuo è qua. Grazie Enrico. Ci comprimiamo. Saluti. Bell'occhio primo al verrocchio. Bell'occhio primo al verrocchio. Grazie. Da Casa Bruschelli è tutto. A voi studio.